fragilità non rappresenta un avversativo prezioso ma fragile. Non è neanche in senso successivo prezioso sebbene fragile, ma è al contrario, capovolge la relazione. Fragile, dunque prezioso. Dovremmo apprendere la lezione della fragilità come forza. La fragilità permette a tutti noi di poter sviluppare quelle dimensioni di attenzione, di sensibilità che ci permettono una solidarietà che unisce e quindi che ci rende più forti. La fragilità umana è una fragilità che deve diventare una lettura nuova delle politiche pubbliche. Questo è il tema. Perché il virus, in una maniera vorrei dire quasi chirurgica, ci ha mostrato l'ineliminabile fragilità nostra. Il popolo degli anziani non è il popolo dei non autosufficienti da assistere. Le società debbono farsi carico dei propri anziani con orgoglio, sapendo che la vecchiaia non è solo un peso, è anche una grande risorsa. Se tu ripensi strutturalmente la condizione degli anziani e che cosa vuol dire per l'insieme della società dal punto di vista economico, culturale, dell'opportunità, quindi quando assumiamo davvero che la fragilità è una forza, è un'opportunità per ridisegnare il nostro modo di convivere. Guardate che si toccano temi che sono estranei al dibattito in questa fase, che possono apparire, anche adesso che io li enuncio, divisivi, ma invece dentro un ragionamento di innovazione complessiva non dovrebbero esserlo. Io credo che a nessuno in Italia faccia piacere avere una società senza figli, e a nessuno in Italia faccia piacere il fatto che non abbiamo ancora dato una risposta ai temi che Monsignor Paglia pone con forza, che sono quelli di pensare in maniera diversa all'assistenza degli anziani e al ruolo sociale degli anziani. È di queste ore che si sta discutendo di ulteriori invii in termini difensivi, con grande rispetto di tutte le convenzioni e di tutte le funzioni, ulteriori armi per sostenere la resistenza ucraina. Le idee sono forti. Non è vero che le bombe sono più forti. La forza delle visioni è nella loro, come dire, debolezza militare, ma in una forza ideale. La fragilità è una condizione di tutti.